Ilaria, c'è una luce terribile. Vediamo un po'. Ciao Ilaria, microfono. Buonasera. Non Aspetta un attimo. mi senti? Sì, ciao, ti sento. Buonasera, piacere di Purtroppo pare conoscerti. che la mia connessione sia poco stabile. Comunque, benvenuta. Sto mettendo il cellulare in Sì, ti maniera. Eccone sento a scatti, in effetti. altre, Maria, ammetti. Maria Maselli. Che carino. Non hai mai fatto Ti sento poco, cose? Ilaria. Non mi senti? Poco. Ah, scusa, è colpa mia. No, no, è Sì. che avevo le cuffie. Difatti ti chiedevo se era la Perfetto. prima esperienza. No, no, non era la prima esperienza, solo che sono distratto io, quindi succede così. Ciao, ciao Maria. Buonasera. Buonasera, buonasera. Ah, Buonasera. Ciao Maria. Buonasera. bello, hai visto che si vedono. Io non lo so come siete messi voi, io vi vedo, vedo le facce di tutti quanti. Allora, Sì, si questo. vedono le Aspetta facce di tutti e questo è il bello di questo canale. un attimo perché voglio vedere una cosa. Ah, ecco, Silvia, ammetti. Sta arrivando anche Silvia. Io sto ingrandendo un po' lo schermo, ma non completamente, se no non vedo chi entra. Ecco Silvia De Mari, che non so se ci sente. Quindi questo esperimento funziona. Io lo sto registrando perché vorrei vedere, perché poi casomai lo pubblico pubblico anche su YouTube se escono fuori delle cose interessanti. Se volete, no, perché mi dovete dare il permesso esplicito. Beh, no, ci vuole il permesso esplicito. Dai, ragione. Quindi me lo dite, io, se no, se preferite di no, pazienza. No, chi non vuole può oscurare la Ah, ecco videocamera. anche, e parla, certo, potrebbe essere un'idea. Silvia, ti vedo da qui in giù. Ecco, Così? ah, così ti vedo. Forse per me della Buonasera a presenza. tutti. Silvia, Buonasera. buonasera. Ciao Silvia. Ma voi vi conoscete o no? Non, No. no, siamo tutti. Che bello, belle facce. Allora, c'è? No, ancora nessun altro. Di che parlo? Perché io sono abbastanza impreparato, volevo fare questo esperimento, l'esperimento mi sembra che funzioni, adesso voglio poi vedere che cosa, perché credo che ci siano un sacco di altre possibilità che io non ho capito ancora di questo. Puoi anche condividere lo schermo volendo, se vuoi far Quello lo vedere so, no, no, qualcosa. quello perché sto Quello è facendo lo lezioni. scopo. Sto facendo lezioni così io, cioè sto. Allora sei esperto. No, ma credo, allora, intanto credo che si possa andare in diretta anche, almeno su YouTube. Io ho provato, non sono riuscito, ma c'è la possibilità di questa cosa qui poteva essere una diretta YouTube, pare. E credo anche una diretta Facebook, quindi. Ma posso dirti, io ho visto con Certo. mio consiglio dell'ordine, abbiamo fatto un convegno con Sì. 480 persone, Tutte ma tu in. devi dare l'invito su Zoom, Bellissimo. perché li chiami dentro la tua stanza Certo, di beh, conferenza, come avete fatto? Voi siete qui adesso perché ho messo seguendo il tuo l'invito, invito. seguendo l'invito. Quindi è quella, no, quella è la cosa Se vuoi fare importante. la diretta su Facebook, la puoi fare direttamente dal gruppo, no? Sì, però non con tutte queste persone, o sì. No, tu fai la diretta e le persone ti vedono, E basta. possono vederti perché c'è a Sì, fianco, sì, sì, sì. no, tu vedi e possono parlare con te e puoi avere più persone. Posso avere più Cioè, tu persone, ma puoi non in anche questa con degli maniera così ospiti. a mosaico con tante persone tutte insieme. Questo no, non Dipende dal credo. numero. Dipende solo dal numero. Ah, sì, non lo sapevo, su Perché questa è Facebook. una delle piattaforme che tiene più persone,
questa, sì. E soprattutto le tieni in contemporanea con tutti i microfoni aperti. Infatti, volendo. Oppure io chiudo i microfoni se c'è troppa luce. Ma anche noi... Adesso l'hai chiuso tu. Aprilo, che non ti sento. Sì, certo, giusto. Noi possiamo chiuderlo. Noi possiamo chiuderlo perché così tu non senti i rumori, certo, delle nostre case, non disturba, almeno quando, certo, fanno le lezioni a scuola, i microfoni, capito, i ragazzi, certo, ce li hanno spenti. Ma credo che io posso chiudere tutti i microfoni di tutti, perché sono quello che ospita. Poi tu probabilmente sì. Credo. Sì, probabilmente puoi farlo anche tu. Poi, no, c'era... di che parliamo? Perché... allora, tutti gli altri? Non lo so, c'era un'altra persona, anzi c'era una persona che voleva parlare del disegno cieco, io almeno quello me l'ero preparato. Il disegno cieco è un sistema, però aspettiamo che arrivi. Vediamo, voi quindi tutti a casa, ovviamente, e tutti disegnando. Io adesso dunque, vabbè, Silvia, ci abbiamo rapporti già perché stiamo facendo il corso insieme, Maria e Ilaria... Voi partecipate al gruppo, immagino. Sì, sì, io seguo, finora non ho mai pubblicato niente, ma seguo il gruppo, sì. Ok, e quindi avrai un'idea di me, che sono una iena che tratto male tutti quanti. Perché? No, guarda, no. Posso dirti, ognuno nel suo, cioè, se tu vieni nel mio settore, anch'io passo per una un po' rigidina. Certo. No, sai cos'è? Che io ho come riscontro solo quelli che protestano, perché gli altri non dicono niente. Quindi gli altri si limitano a leggere, tutto a posto. Cioè, io però alcuni c'ho fanno una, innervosire. Ho una quindicina al giorno di persone che o protestano, o mi danno del dittatore, o mi danno di peggio. Cioè veramente è una cosa continua. Però, non lo so, credo che... Io, insomma, è tanto che frequento anche Facebook, ma... C'è un gran disordine da una parte. Dall'altra c'è questa idea che uno ha un'opinione e un'opinione vale un'altra, no? Però io, cioè, sono 50 anni che lavoro, vivo di disegni e di pittura, quindi qualche opinione un po' più costruita ce l'avrò, no? Non è che mi posso confrontare con... Invece c'è questa... E poi c'è questo... Ah, bello, bellissimo, che la maggioranza delle volte viene riservata a persone alle quali bisognerebbe dire no, studia questo, fai questo, cioè fai altro, no? O non altro. Perché si può imparare a disegnare da zero a qualsiasi età. Noi abbiamo una mente che è totalmente plastica, ma totalmente. Il cervello è assolutamente infinito. E quindi si organizza per risolvere i problemi che gli poni. Cioè tu dici, io voglio imparare a fare le linee dritte, è chiaro che devi mettere lì a fare tante linee dritte, ma dopo un po' intervengono dei meccanismi automatici, no? Un po' come quando uno ha imparato a guidare l'automobile. All'inizio era una roba terrificante, poi piano piano adesso che ci pensa più. Oddio, adesso quando ricominceremo ad andare in automobile ci sarà un momento, secondo me, di sì. Perché sono abitudini che vanno mantenute vive, insomma. Sempre se la macchina riparte. Sempre se la macchina... E c'ho anch'io questo dubbio. Non la mettete mai in moto? No, io sì, qualche volta sì. No, io ancora no, io devo dire ancora no. Spero che vada tutto bene, la batteria era nuova, quindi... Io ti dirò... Però mi ha fatto ridere mio figlio perché ho un'ibrida. Mi ha detto, hai una batteria come un divano, quindi... È chiaro, quindi... No, ho detto, vabbè. Io martedì sono andata al lavoro. Ah, ecco, arrivata Paola. Ecco, devo stare attento. E ti dirò che l'atmosfera era surreale. Sì, Ti affacciavi alla fine... Io lavoro in una scuola. Ti affacciavi alle finestre, guardavi le case intorno. Ecco che sto ti aspetto. Tutti in scuola. Ti abbandono un secondo, chiedo scusa. Cioè, nessun problema. Ed è stato stranissimo.
vedere, cioè l'aria è diversa, per strada non c'è nessuno, sì, no, incontri due macchine, proprio si respira come se fosse ovattata quando nevica, sì, non sì. Ci sono suoni, e poi lavorare in una scuola a 3 persone, una scuola enorme, certo. È stato, domani ripeterò l'esperienza, però vedremo come va. Che poi senza ragazzi la scuola è... Paola, devi attivare il microfono. No, c'è Paola che si è collegata. Sì, sì, visto. Eccola. E non... Adesso sentirti ti sento, Paola, non ti vediamo. Però... Quello è meglio. Se mi faccio, cioè, mi faccio vedere io, cioè, non c'è nessuno peggio, quindi... Eccola. Ah, in controluce. Ciao, Paola. Ciao. 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 Io e Paola siamo due orfani, perché noi ci vedevamo in studio almeno una volta alla settimana e invece è rimasto tutto così. È quella che soffre di più allora adesso. Che mancando, sì, sì. Però dobbiamo riprendere. Io adesso mi sono organizzato meglio con questo sistema e se mi mandi le ultime cose che hai fatto, Paola, riprendiamo a fare lezione. Così, devo dire che funziona. Silvia, come ti trovi? Per essere un'esperta abbastanza bene, le correzioni che mi hai mandato sono spettacolari, devo studiarle. Va bene. Un poco alla Anna, volta. Anche Anna Maria Denti. È fantastica questa cosa, che tutta questa gente che si aggiunge. Sono emozionato. Anche perché una cosa è che fai le dirette o leggi o fai così e... E una cosa è che hai, vi vedo, cioè è una cosa bellissima, veramente bellissima, sono troppo contento. Il mondo è piccolo. Dani Pintus, Admit, vedi che si stanno aggiungendo un sacco di persone. Anna Maria Salvina, Dani si sta connettendo con l'audio, è una roba fantastica. Quindi stavamo dicendo questa... Grazie. Stavamo dicendo appunto sì che si può imparare assolutamente, io ormai sono 10 anni, più di 10 anni. Ciao. Ciao, buonasera. Ciao Maria, come va? Ciao. Come va? Bene. Dani, tutto ciao. Tutto a posto. Ciao. Ok, voci, perfetto, tutto perfetto. È fantastica questa cosa, io sono stravolto, cioè mi sento nella fantascienza. Che poi la nostra, adesso siamo tutti abbastanza grandi, qualcuno è più piccolo, cioè, però insomma, almeno la mia generazione è una generazione che ha beccato un miracolo dopo l'altro, se ci pensate, dal 68 la musica, poi dopo poi a un certo punto è arrivato il computer, è stata una rivoluzione pazzesca, come l'avvento della stampa a caratteri mobili praticamente. Poi dopo sì. tutti messi in rete col cellulare, cioè è una roba incredibile, veramente fantastica. Sì. E... Anche io ho scoperto Zoom in questi giorni, in questo periodo. Sì, sì. A te vedo una foto però, sei Dani. Sto cucinando e sono un po' accasinato. Ci potresti far vedere. Tumore di pentole. Ah, senti, è fantastico, fantastico. Ma ti ho detto che mi idea, collego. Perché potremmo scambiarci anche, cioè non è mica detto che dobbiamo parlare solo di pittura, insomma, potremmo scambiarci ricette, vedere, cioè, guarda questo. Sto facendo il sugo, il ragù per fare le lasagne. Dicevi, Ilaria? Che si può scambiare ricette, consigli, esperienze. Tutto. Quindi, di che parla? Anna Maria c'ha dietro, vedo, un basso rilievo, grigio. Sono piena. Ah, beh, sì, certo. Guarda. Però no, io invece dietro non so l'armadio. Più dove metterle. Mi immagino io, dietro all'armadio, perché praticamente io sono fuori studio, perché lo studio ce l'ho a Cagliari e io sono in un paesino vicino, e quindi sì, ci abbiamo una si chiama Pimentel Pramantello,
Sì, ah, lo conosco. È un paesino vicino a Senorbì. Ah. Per zona. Sì, conosciamo un amico. Conosco. Che si chiama... Un amico... Oddio, come si chiama? Adesso ci penso e te lo dico, perché sto aprendo una cosa... Sì, sì, io conosco Alto i Posti, lì del Cagliaretano. Beh, sì, ma... Mia madre era di qua, tu. Ah, quindi Quattro capirai, capirai. Mio padre è a Quarto. Cioè, chi è che è a Quarto? Dani? Mio padre, no, noi siamo a Pirri. Ah, sì. Pirri, e quindi... Sì, sì. Diciamo, no, l'amico che è di Pimentel si chiama Carlo Garau. Carlo Garau, sì. Il fatto è che, allora, prima ci dormivo praticamente, cioè c'avevo dei giorni nei quali, e poi la casa è una casa capitanese, c'è il giardino, quindi quando riesci a stare, quando riesci a stare ti devi dedicare perché cadono fuori. Bello. Cioè, di tutto. E prima fondamentalmente viveva, cioè partivamo la mattina presto, andavamo in studio, lavoravamo in studio e tornavamo. Poi due o tre giorni alla settimana rimaniamo, perché però stiamo... Insomma, non è, in effetti non ho fatto granché vita di paese, insomma, non è che conosco. A me mi conosce, dice, chi è il pittore? Ormai il pittore mi conoscono sempre. Ma quindi tu cosa fai? Avanti e indietro? Vai dallo studio? Allora, due o tre volte, sì, c'era un periodo nel quale rimanevamo, perché lo studio è attrezzato in maniera, c'è un bagno, cioè un cucinotto, c'eravamo attrezzati, per cui una roba un po' da campeggio. Bello. Per cui partivamo, che era ancora peggio, cioè peggio per il paese, insomma, per la vita di paese. Che partivamo il martedì mattina, arrivavamo lì, dormivamo martedì e mercoledì in studio e poi tornavamo il venerdì, perché il venerdì c'ho un gruppo di allievi. C'ho un gruppo di allievi a Senorbì. E... Ah, ok. Quindi era più vicino. Sì, sì. Poi in realtà l'idea era di spostarsi nel Campidano per fare più gruppi. Infatti un paio, c'è un gruppo qui a Pimentel, nel quale vengono da un po' da dappertutto, e poi un gruppo a Senorbì, che è più o meno la stessa cosa. Però, e quindi sì, da quanto... Da quanti anni, non so se posso chiederti adesso, quanti anni fai questo lavoro? No, dunque, io il pittore lo faccio quello, non so fare altro. Ah. Però faccio il falegname, faccio un sacco di cose. Un sacco di cose. Però quella è, come dire, il core business mio, l'attività vera è quella da sempre. Abbiamo lavorato tantissimo, io e mia moglie tantissimo. A Roma, poi abbiamo pensato di trasferirci qui perché c'erano dei problemi familiari suoi che abbiamo cercato di risolvere. Per stare vicino alla famiglia, insomma. Stare vicino alla famiglia, il papà era morto. Cioè, c'era tutta una serie di cose, problemi anche di economici, di famiglia, eccetera. Però mi sono sempre trovato bene a Sardegna. Ci sta proprio bene. Da tanto, ragazzi. Sì. È un posto incredibile. Adesso un po' meno, perché sai che c'è una spiaggia del Poetto meravigliosa, hanno levato tutte le canne e tu stai qui chiuso dentro. Dentro. C'hai gusto? È certo. Ma quando ci fanno uscire, però... Vedremo. Andremo tutti al Poetto. Sì. Però distanziati con la mascherina. Io questa cosa della mascherina poi però me la devo spiegare. Come faccio a fare il bagno con la mascherina? Col plexiglass qui vogliono fare. Ah, con i plexiglass davanti? Con la mascherina. No, intorno agli ombrelloni. Ah, intorno agli ombrelloni. Ah, sì, la spiaggia libera. Foto. C'è la spiggia libera in perversare i polizia. Oh. Ci finirà in giardino nella piscinetta. Ah, ci metto il giardino qua. Può essere che facciamo tutti così. Aiuto. Ah, vabbè, lì in Sardegna. Non ci voglio pensare. Calette.
E Maria dov'è che sta? Maria Maselli. A Firenze. Ah, Firenze. Io c'ho un figlio. Se riesce a girare a Firenze, adesso per l'arte. È una meraviglia. Io a Firenze... Sì, beh, però ora, come tutti, tappati in casa. Gira, certo. Dovevo andare a Pasqua a Firenze, sto ancora piangendo. Oddio! Io c'ho un nipotino a Firenze. Io la... L'adoro Firenze. C'ho un figlio e un nipotino a Firenze. E niente. Cioè, mi fanno vedere i filmini. Poi poco, perché dicono che se lo voglio vedere devo andare là, già, giustamente. Mio figlio è durissimo da quel punto di vista. Qui mi licentellina, brutta carogna. Però è una... Cioè, io ero sconvolto. Io me la ricordo, Firenze, da quando... Ci andavo tantissimo quando stavo a Roma, ogni tanto, se mi sentivo un po' infastidito, salivo sul treno, andavo a Firenze. Andavo a Firenze oppure andavo a Gubbio, andavo in Umbria, no? Il primo treno che partiva, andavo. Bella Gubbio. Caspita, se bella. A Venezia anche andavo spessissimo, da solo. E me la ricordo così Firenze, ma anche fino a una... Gli ultimi 2 o 3 anni è una roba allucinante, non si riesce a stare. Cioè, Ponte Vecchio, secondo me, prima o poi crolla, che fischiano così di gente. È una roba... Posso dire una cosa? Certo. Il turismo sta distruggendo tutto, le città, le cose. Questo tipo di turismo, sì, è vero. D'altronde, come li fermi? Forse a numero chiuso. Come vogliono fare a Venezia? Troppo. Tornelli a numero chiuso, paghi il biglietto come a Disneyland. Per forza. E poi diventerà però come Disney. Non mi viene più voglia di andare nelle città. Lo è già. Vabbè, sì, l'ho vista, sì, vero, vero. Guarda, io sto a Padova, quindi non lo so. Certo, quindi. Bella città pure Padova, che meraviglia, ragazzi. Padova, siamo andati l'anno scorso, sono andata con un'amica bellissima. Un weekend. Un secondo, arrivo subito. Va bene, tac. Cosa ha toccato? Credo che chiuda la cosa della webcam. Ah, sì. Così? C'è uno sportellino. No, lei no, credo che ha, un po' come me. Io adesso, se abbasso, vedete, c'è uno sportellino che scende giù. Bellissimo. Ah, o anche così? Ah, è anche così. Capito. E quindi Firenze, che peccato. Sì, vabbè. Cioè... Vabbè che adesso però con gli ultimi anni, quella metropolitana leggera, la tranvia di superficie è migliorata molto, più cavolato che hanno potuto fare in dai non ti è piaciuto? Secondo me sì, io l'ho perché trovata per non scavare hanno rovinato le strade che c'erano, che ci sono. Cioè, già ne aveva 3 di strade larghe, ora sono diventate viottoli, per cui potevano andare. Però uno sale lì, io mi ricordo, cioè, mio figlio sta, non lo so come, di là dalle Cascine, c'è le Cascine dove fanno, di là c'è un quartiere molto bello. All'Isolotto? All'Isolotto, e lui sta lì. E lì però, cioè, sali sul coso, ti trovi al centro, ti trovi dappertutto in un attimo, è bello. Sì, però se la facevano sotto... Ah, cioè, una metropolitana, non una tranvia, una metropolitana. Però, però la tranvia ci mettono, ci hanno messo quanto? 6 anni? Quanto ci hanno messo? Pensa che no, ci hanno messo un monte, per cui vabbè, come è uno standard di Italia. Ci hanno messo un sacco di tempo. Per cui in effetti... E quindi stiamo facendo chiacchiere e non parliamo di disegno. Cosa state facendo voi? fate qualcosa. Io sono rimasto bloccato. No, io ho pasticciato un po' questo oggi. Ma devo finirlo. Io ho fatto oggi... mi devo saltare. Un po' i nasi. Piacere conoscervi stasera. Ma anche io fra 5-6 minuti vi saluto. Sì, perché i difetti mi hanno chiamata all'ordine. Suppongo che il prossimo rifaremo l'esperimento. A me piacerebbe, se vogliamo,
Lopo, a parte che cioè, può essere che a questo punto ci ho preso il vizio e finisce. Faccio continuamente, sto sempre... Estemporaneità. Sì, perché no? Però sarebbe interessante se facciamo un dibattito, no? Cioè, un dibattito no, ma una... Di mettere il tema prima, no, perché il... non così. Vabbè, cioè, trovo il filmato della corazzata Potemkin. È bello. E poi, no, bellissimo il film. Ho capito, ti piace stare da solo. problemi. No, no, vabbè, no, ma a parte sì. Questa cosa, se decidiamo un tema, quindi 6-7 persone, il gruppo c'è, scambiamoci delle idee, non necessariamente io devo fare il professore, che lo faccio anche troppo e poi se non mi muoto la testa, cioè possiamo fare variamente. Anna Maria ci può parlare, perché io di non so come dire, non ho capito. Anna Maria, io ho paura del modellato, no? Perché c'ho paura, perché dico comincio pure quello, mi prende, mi attira moltissimo, ma non... Per esempio ci potresti... Indovina cosa ho fatto oggi. Facci vedere. Bene, facci vedere. Si sente? Arrivederci. Arrivederci, alla prossima. Arrivederci. Zac, è andata via. Oggi sai cosa ho fatto? No. Dato che non ho creta... Ho accimolato della cretta secca che avevo. E l'hai recuperata perché si rimpasta, sì, sì. L'ho tutta lavorata. Ora non so cosa verrà fuori. E non te la porto. L'ho messa nella stoffa che avevo. Bagnata. E voglio vedere se riesco a... No, recupero, che io sappia. Perché è una roba che dovevo... Ho messo solo acqua. Cioè, sì, sì, ma così è. Mia moglie lo fa. Cioè, mia moglie la recupera. Quella prende, secca. Quando la secca, la piglia, la ribagna, piano piano e ritorna. Adesso è una crema. Allora l'hai diluita troppo. Cioè, ma era troppo secca. Dovevo portarla in studio, che hanno un macchinario. Tutta quella che togliamo si riporta in questo macchinario che la rimpasta. Ah, c'è uno studio, cos'è? Uno studio in comune o una scuola? Una scuola di Anselmo Giardini. No. Sì, è vero che tu facevi. Non si può andare. Non ci si può. L'ultima volta ci sono andata un mese fa, ormai. Quando iniziava, che non si usciva già più. Poi hanno bloccato tutto. Io in studio ho ospitato un gruppo che faceva ceramica. Insomma, facevano un sacco di cose. E poi un altro gruppo, c'avevamo questa amica, una ragazza giovanissima, un fulmine di guerra tremendo, che faceva mosaico. Noi siamo bravissima. Un gruppo molto assortito. E faceva sia mosaico romano, con i marmi travertini, che mosaico con la pasta di vetro, insomma, adesso non so come sia, bizantino. Non ah so. Sì, ma qui c'è vicino Ravenna. Quindi capirai. Che bella mosaici. Per favore. Ma non si può fare tutto. Cioè, lì poi anche ci sono io conosco delle cose, Ravenna. Ci non sono si delle può cose a Ravenna tutto, incredibili. Io ho vissuto a Ravenna, 4 anni. Sì. È l'unica città dove non ho mai guidato. Bellissima. No. Io avevo 16 anni e ho vissuto un'esperienza mistica a Ravenna, perché vedo dei... Siamo in una marina di Ravenna, che è lì vicino, e vedo un poster, c'era questo poster, un concerto dei Genesis, che pochi li conoscevano, no? E siamo finiti in un baretto sul mare, praticamente era uno spiazzo... 10 metri per 10, niente di più. Saremmo stati 50 persone, 50 ragazzi, gli unici che conoscevano i Genesis. E i Genesis perfetti ci hanno fatto un concerto e per me quello ha cambiato il mondo. Cioè, è stato fantastico. E poi mi sono andato a vedere, anche lì è cambiato il mondo, perché mi sono andato a vedere tutte quelle cose bizantine che sono incredibili.
anche lì Ravenna, anche lei è stata faro della civiltà per un periodo. Roma è piena di posti. Roma, l'Italia è piena di posti che sono stati faro della civiltà, cioè quello che adesso probabilmente, non so se è Pechino o Shanghai, no? Cioè, che prima era New York, poi è stato... A Roma c'è stato l'Impero Romano, il Papato, poi c'è stato Ravenna, poi c'è stato Milano, che anche Milano è stato in un periodo... Firenze prestava i soldi a tutti e faceva... Cioè, l'Italia è, da quel punto di vista... Palermo, cioè il regno delle... Non è il regno delle due Sicilie, ma i Normanni in Sicilia che hanno fatto cose incredibili. Che bel posto, è un posto fantastico. Io vi devo... Ci sono posti magnifici. Fra un paio di minuti vi devo salutare. Se volete passo, credo che si possa passare a qualcuno. Ah, sto andando fuori tempo, vedi? Sì, però perché 40 minuti. Me l'hanno messo, running out of time. Noi abbiamo rimosso i 40 minuti dal tuo gruppo, fantastico. Anche a me mi è arrivato un messaggio. Sì, ma è tutto in inglese. Dice che abbiamo superato il limite, però... Però ce lo regalano, che bello. Ce lo regalano, sì. Che gentile, hai visto? E noi siamo contenti. Ma non so come funziona così, ci si iscrive e basta, come funziona? Praticamente ci si iscrive ed è gratuita questa cosa e si può conversare come stiamo conversando, mi sa che c'è limite, si può fare lezioni, io per esempio adesso lo faccio solo per esperimento, no? Io posso condividere una sulla quale sta disegno, finendo. No, vedete, io sto disegnando in questo momento. Oppure posso anche fare ancora di più, perché quando faccio lezioni, adesso blocco, vediamo che cosa posso mettere. Quando faccio lezioni, apro un programma di ritocco fotografico e lavoro, vediamo se c'ho... Aspettate un attimo, scusatemi, c'ho... Ok, c'era qui, mi hanno mandato... Aspettate che torno. Galleria. Aspettate un attimo che torno. Screen share, questo qui. Share. Allora che faccio? Adesso vedete... C'è... Oh, la mia brocca! Bella! Te l'ho mandata corretta, però, eh? Sì, sì, se non cancellavo era meglio. È un po' stottina, eh? Un po' parecchio, guarda. Sei però un traditore, così mi lavoro in pubblico. Ma vabbè, se tu non dicevi niente, io rimanevo. Allora, praticamente che succede? Che io posso lavorare dicendo, guarda che qui, se tu prendi questa distanza la devi riportare da quest'altra parte. Quindi, in effetti, e questo lo posso fare in diretta, quindi è comodissimo per insegnare. Aspettate un attimo che mi devo... Sono un po' scomodo, ecco. Così praticamente se qui metto, ecco, qui posso dire guarda che tu devi sempre mettere un rettangolo che contiene le... Sì, ma io poi li cancello, capito? Sì, prima di mandarti la foto lo cancello. Ma no, lascialo, non ti preoccupare. La prossima volta lo lascio. Sicuramente. Quando si fa questo, come fai di qui, fai di là. Sì, allora sì, Antonella, però... un attimo solo che c'è quella che vuole entrare, scusate un momento. Il movimento uguale. Sì, no. Però io ho visto dopo alla fine, mi sembrava tutta strana e ho cancellato tutta una parte. Ho fatto peggio di quello che avevo fatto prima. Mi sembrava... vabbè, ma io non posso confrontarmi con voi però, eh? Non è perché non è detto. Un attimo che sta rispondendo Antonella, poverina che è rimasta fuori. Credo che sia finito il tempo. Il tempo. Ok. Va bene. È andata così. Dicevo, no, e quindi si può fare tutto questo lavoro direttamente. Ok, lo state facendo? Sì, ma è chiuso. Ci stiamo salutando. Salutando, ciao, mi dispiace. Ok, allora, che vi
devo dire, è stato un vero piacere. Io sono veramente molto contento. Io mi sono divertito come un matto. Spero che comunque, sì, vabbè, insomma, ci siamo visti, ci siamo conosciuti, quindi è una cosa da cosa nasce cosa. Vediamo, sarebbe carino. No, perché tu non c'hai la creta, c'hai fregato. Ma tu non la puoi ordinare la creta, non te la portano? Ma è tutto, che ne so, ci portano da mangiare. Ci facciamo portare il mangiare. Ah. E adesso faccio a meno di certe cose. Ho un negozio di creta a 2 chilometri. Ma quello sarà chiuso. Immagino che Amazon lo spedisce. Non si può, non ci si può muovere. Assolutamente. Dov'è che sei? Nel Riminese. Sono al confine, il paese che abbiamo vicino Marche. Ma io mi sono divertito tantissimo pure a Rimini, era una delle mie tappe. Quindi siamo bloccati. Ma voi neanche la spesa potete andare a fare? Praticamente sono in un paesino ai confini. E non posso andare, non posso cambiare comune. Neanche per fare la spesa? Ah sì, ci sono questi. Ti fermano. Vabbè, meglio la vita. Dipende che carabinieri incontri. Infatti. Sì, infatti leggevo. Devi evitare storie, devi andare con l'autocertificazione. Sì, è andato mio marito nel paesino vicino, in farmacia. E hanno storto già il naso. Però il tuo comune dovrebbe, almeno il mio comune, ha emesso un foglio che dà il permesso di andare in posti vicini se non ci sono le... Dovrei andare nei... Dato che qui il paesino è in alto e poi non lo frequento, dovrei andare nei supermercati di quel paesino lì. Infatti ci porta la spesa... Un supermercato di cui non ci siamo mai forniti, perché è dello stesso comune. No, io neanche nel comune, infatti, adesso sono tutti contenti, mi vedono, perché poi spendo un sacco di soldi. E quindi... Salve! Allora, il mio paese, mia figlia! È mia figlia lei! Lei generalmente fa lezione... ai ragazzi della classe. Questa volta io assisto, questa volta assiste lei, la mia. insegna a scuola. Sì, lei fa sostegno in una scuola qui a Pordenone e quindi deve fare le lezioni con Zoom. È pronto? Vengo. Ci stanno buona serata, andiamo tutti a cena. Andiamo tutti a cena, state bene, sono contentissimo. Il cuoco mi ha chiamato. Mando delle cose, ok? Bene. Buona serata. Buona serata. Buona serata. Arrivederci. Ciao. Buon appetito. Ciao a tutti. Come si esce? Stop video. Stop video. Buona serata a tutti. Buona serata. Vado a studiare. Ciao. State bene. Ciao. Ciao.